Mi suona il telefono. Roba grossa. Ma che cazzo? Altra scenettina? E eccoci qui ragazzi nella seconda puntata del nostro leveling con il Demon Hunter. Quindi continuiamo esattamente dove abbiamo lasciato ieri. E non mi ricordo dove cazzo stavamo. Perché l'ho fatto ieri quell'altro video, quindi vabbè, comunque dobbiamo andare a parlare con Jace. E siamo arrivati al nostro Jace. Ah, nel video scorso infatti, siccome sono un coglione, mi sono scordato, l'ho detto mentre stavo facendo quel mini boss, no, della quest, ho detto, dopo c'è questa spell, cioè Spectral Sight, che vi faccio vedere dopo, no? Ecco, non l'ho fatto, vabbè. E lo faccio ora però, perché c'è la quest proprio, come potete vedere, la Spectral Sight, praticamente vi fa diventare invisibili, e potete anche muovervi in maniera molto furtiva, e vedere i nemici attraverso i muri proprio, effettivamente. Quindi pensate, BOP che figata che potrebbe essere, perché, che ne so, sta dietro un muro, dovete vedere chi c'è sta dall'altra parte, e usate questa Spectral Sight e easy, vedete chi c'è sta, quali nemici ci sono, quanti, è una figata. E intanto troviamo delle piccole cestine che ci danno queste cagatine qua, che sono delle Hellstone. Siamo giunti dentro questa caverna e io mi sto facendo la scorta dei nemici dietro. Oddio, vediamo di un po' ad ammazzarli tutti, va. Allora, presumibilmente dobbiamo arrivare verso la fine di questa caverna. Di solito funziona sempre così, che c'è tutto il percorsino con i tizi random e poi arriviamo verso la fine. E infatti siamo arrivati alla fine, in cui c'è questo Fellord molto cazzutissimo, che però mi spiace ma mi era shottato male. Sempre con tutta la calma del mondo, vedo. Cazzo è, si è fullato. What? Attenzione, è arrivato un nostro alleatino. Alleatino semi-inutile, però vabbè. Ok, ci siamo. Siamo anche livellati e ci ha dato un talento. E anche una spell, che adesso andiamo a vedere. Il talento, siccome ancora non sono uno stracazzo di niente, per non sbagliarmi. Allora, questo incrementa la durata della 3, quella che spruzza peni dagli occhi. Questo è il Chaos Strike. Dice al target. Al Chaos Strike, quindi è praticamente quella. Questa qui, la 2, quella che praticamente si fa dopo che hai accumulato un certo tot di fiori. E praticamente fa anche un altro danno AoE, perché colpisce un target in ginocchio con il 50% del danno che fa. La Fellmaster invece, questo qui invece va a potenziare il Ferrash, che sarebbe la spell questa qua. Oh fuck, scappiamo dal tizio. E va a potenziarlo, quindi praticamente per ora direi di potenziare questo. Solo che, Cristo di Dio, sono in combat e non posso fare un cazzo, visto che qui è costellato di stronzi. Ma noi abbiamo trovato un'altra cestina. GG. Guarda, guarda che planatina che ci facciamo adesso, guarda lì, tic. Ah, che benessere. Allora, intanto ci equipaggiamo questo ringhetto. Ringhetto che non posso fare perché sto in cazzo combat. Ok, abbiamo equipaggiato il ringhetto e mettiamo questo talento. Direi per adesso di metterlo qui, dopo magari più in là sicuramente mi suona il telefono. Oh mamma. Ok, fine la chiamata di 2000 milioni di anni. Continuiamo la missione. Easy. Miliardi di quest. Ah, questa quest mi sembra che c'è da fare tutto un giretto così circolare. Comunque quando arrivo al 100, quindi tra poco, in realtà credo in questo video, sicuramente dopo ci faccio anche qualche BG con il Demon Hunter per vedere un po' come si gestisce la situations in BOP. Allora, devo distruggere questi specie di cannoni giganti, chiamandolo alle Lillidari, che mi vengono ad aiutare, credo, sì. Ah, eccoli, eccoli. E adesso dovrebbe esplodere. Ecco, batte acchiappato anche a me. Però dobbiamo anche ammazzare questi ragnetti schifosi in giro per la mappa, se non sbaglio. Esattamente. Notando comunque che queste prime missioni sono tanto basate su diciamo, quelle queste obiettivi, no? Tipo questa che sto facendo adesso qua, War Progress 7%, per esempio. Quando ci è arrivata una valanga di ragnetti addosso, che noi sciogliamo facile. Ah, quanto cazzo è bella sta spell! Favolosa! Ma cazzo, non vi ho spiegato la spella che abbiamo preso adesso, la 4, che adesso, aspetta che ve la faccio vedere. Praticamente è un Erectro tipo del War, fa così. Come avete visto quel fregnetto che è volato, no? Però può rimbalzare, tipo una specie di boomerang, ecco. Un boomerang che rimbalza da uno stronzo all'altro. Ma ne approfitto, visto che siamo più o meno, non so, a metà video, non so quando. Ma comunque ne approfitto per dirvi di seguire anche la pagina Facebook, perché sto iniziando ogni tanto a scrivere anche qualcosa lì.
Perché crearla quando hai pochissimi iscritti secondo me non c'ha senso. Adesso ce n'ho, ne ho ancora pochissimi, però non ce n'ho zero. Alla fine adesso c'ha un po' più senso rispetto a quando ce n'hai magari 20 che non ti si incula nessuno. Quindi mi raccomando, andateci a mettere mi piace così che potete vedere quando magari scrivo qualcosa o vi chiedo qualcosa, che ne so, qualche consiglio per fare un video, roba del genere. Oh, c'è uno stronzone raro. Veloce, veloce, ci prendiamo il coso, il loot, veloce, corri, corri, montina. Ok, siamo arrivati. Vediamo di ammazzarlo easy. Ho preso Vago, ragazzi, il DPS. Dai che è morto, dai che è morto, vediamo che ci dà. Dai che è morto. Ci ha dato un trinket. Un trinkettino che ci andiamo subito, subito a mettere. Un trinket che c'ha anche un utilizzo che fa un tot di danni. Vabbè, dopo lo usiamo. Anzi, lo usiamo. No, non lo posso usare contro questo stronzo perché ce l'ho in CD ancora. Ah, il trinket è praticamente solo da distanza. Fa questo mini throw che leva 11. Posto. Roba grossa. Siamo arrivati al secondo cannone da buttare giù. Chiamiamo i nostri amichetti e lasciamo fare loro e noi stiamo lì a guardare. Ma che cazzo? L'hanno buttato di sotto così? A posto. Scarsetti i nostri amici qui. Hanno buttato di sotto un cannone di 2 miliardi di quintali. Posto. Ok, abbiamo incontrato uno stronzetto random qui in mezzo. Accettiamo la quest e sta qua dentro? Sta qua dentro. E allora andiamo là dentro. Ovviamente come potete vedere già c'è parecchia gente che sta tornando a giocare. Ieri c'era poca gente, non so forse l'orario, però adesso. Nonostante sia Ferragosto oggi, però. Mi dice, ma che cazzo stai facendo dentro casa? Tranquilli. Dopo pranzo vado da qualche parte. Tranquilli. Dobbiamo ammazzare questa merdaccia schifosa che fa senso solo a guardargli. Muori. Easy, abbiamo lootato il lootabile. E adesso ci togliamo dalle palline. Subito, subito. Oh, state tutti molto rilassatissimi. Morti così. A parte che siamo in 3 qua, voglia. Ah, intanto il World Progress al 99% noi vogliamo parlare? Solito culo, insomma. Oh, qua c'è un raro. Qua c'è un raro. Guiz. Guiz. C'è un raretto. Me lo vado a chiappare io. Però ho accompagnato la merda. Però c'è un sacco di vita, madonna. Ci metto un'ora e mezza, non è vero. Ah, c'è il party, c'è il party, ragazzi. C'è il party. Ovviamente il nostro Venom Blade prende sempre aggro perché è più forte della terra. Guardalo lì come prende aggro il nostro. Ok, abbiamo ammazzato, ci siamo preso dei bracciali. Bracciali. Ci andiamo a equipare subito, subito. Ok, vediamo di far fuori quest'ultimo cannone e credo che abbiamo finito la quest. Eh sì. Poi andiamo a consegnare tutti insieme e facciamo i big exp. Ah, questo lo congelano. Wow, un ghiacciolone. Aspetta, aspetta, però qua c'è un altro raro. I rari non si mollano. È quello là, no? Sta là dentro? Aspetta, aspetta, come cazzo ci entro io là dentro? Oh fuck! È quello stronzo là dietro. Raga, non molliamo. Uno stracazzo di niente. E andiamo a spaccare la faccia da soli, Dio. Si molla un cazzo. Anche perché ogni tanto escono fuori questi stronzi che ci aiutano poco, però fanno comunque morale. Ah, wow, lo stunno. Favoloso, con questi cosi. Voi ci cliccate, lo stunnate. Bellissimo, allora adesso ci provo. Oh, ok. Stunnato. Bellissimo. Dai, 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 dai. Ma tu che cazzo sei? Trichettino? Ma ti dà il cazzo merda. Oh fuck, 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 fuck. Stunniamolo. Ok. Consiglio che vi do comunque che il Demon Hunter è di accumularvi un po' di fiori e poi scaricarvela tutta. Fiori, scaricarvela tutta. Fiori, scaricarvela. Questa lo clicchiamo. Fiori, scaricarvela tutta. Perché stare a spammare le spell che vi danno fiori e accumularla in eccesso non c'ha senso. È come se vi togliesse una buona parte del DPS che potete fare. E che lo ammazziamo così. Facilissimo, facilissimo. Ci ha dato anche un altro ring che mettiamo al posto di quell'altra merda verde che abbiamo, se non sbaglio. Questo qua. Perfetto. E adesso andiamo lesti a consegnare le quests. Attenzione! La difficoltà di questo salto! E allora acchiappiamoci tutta questa bella exp. Una, due e tre. E ci hanno dato anche un paio di pezzettini che andiamo ad equipaggiare subitissimo. Allora, parliamo con qualcuno. Ah no. Ah, ecco, qui ti fanno scegliere praticamente la spec. Sapete ragazzi che faccio? Io scelgo Dunk. E vediamo come. Ci ha cambiato un sacco di roba.
Allora, diciamo che i principi delle spelle sono praticamente uguali, con la differenza che ora curiamo un po' di più, perché questa qui, come potete vedere, c'è scritto L, U, per un tot, e ha una piccola percentuale di fardo. Questa qua, che praticamente è la spell di prima che veniva usata con la Fury, ha lo stesso principio, solo che ti cura sempre di un tot, a seconda di quanta Fury... Ah no, adesso non si chiama più Fury, si chiama Pain, dolore. Cioè tu accumula dolore, poi scoppia, bellissimo. Poi la nostra famosa 3 che sparavo peni dagli occhi è diversa, ma fa questo, quindi fa una wave iniziale e poi ha un buff che fa danni fire a quelli che è intorno. E poi abbiamo la Z, che praticamente era quel dash che facciamo prima, adesso è diventato l'eroe clip del Warrior, quindi questo. E in più completando questa missione abbiamo preso anche la Metamorfosi. Metamorfosi che ancora non vi faccio vedere, ma che vi garantisco che l'ho vista su un video e è veramente una ficata. Ne abbiamo parlato con tutte le persone di questa terra. Dopo aver fatto conversazione, riconsegniamo la quest, ne accettiamo un'altra. Questo è esploso a caso. Parliamo con lei. E ci andiamo a fare un giretto. Con questo schifosissimo gargoyle che sembra uno Zubat fatto male, gigante. Andiamo svolazzando un pochino, siamo arrivati qua. Consigliamo un po' di quest. Comunque mi aspettavo fosse più corta, quindi mi sa che ci esce anche una terza parte. Perché non vorrei che... fare un, non so, un video di 2 miliardi di anni. Ok, ovviamente da tank faccio un po' meno danni, ma non così pochi in realtà, eh. Ah, ci siamo scordati di mettere il talento. Adesso aspettate, finisco questa cagata qui e poi... Ah, ma stiamo ammazzando quella stronza che parla sempre. Ma vaffanculo, ti ammazzo tutto. Ah, ragazzi, adesso vi faccio la metamorfosi. Guardate quanto cazzo sono fiero. Ah, cazzo, però per il... Io l'avevo vista da DPS. La DPS era molto più bella. Così praticamente ti ha il pain, 7 pain al secondo e ti diventa praticamente uccidi difensivo perché ti dà la vita massima. Ok, la stronza è morta. Andando mettiamo il talento, va. Ok, ho potenziato la 3, questa qua, l'Immolation Aura. Adesso mi dà un po' di speed e fa più danni. Wow, la mega confraternita qua giù, ragazzi. Si va. E ci ha dato anche la testa. Com'è la testa? Di cazzo. Wow, ragazzi, usiamo la Keystone e andiamo a Black Temple. Andiamo. Altra scenettina. Che col cazzo che vi faccio vedere. Però vi assicuro che è veramente figa. E ragazzi, io la concludo qua, dai, perché sennò viene veramente troppo troppo lungo. E non vorrei che dopo non lo guardate e mi dispiace. Quindi ci rivediamo all'ultimo episodio, perché praticamente credo sia quasi fatto. Dopo, perché alla fine arrivate a Stormwind e fate delle mini quest. Però quelle sono uguali per tutti. Comunque ci vediamo, mi raccomando, al prossimo episodio, che uscirà domani o dopodomani, massimo massimo. E ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi.